La sfida Sudden Death è iniziata da pochissimo, ragazzi. L'ultima sfida disponibile su Clash Royale perché non sappiamo che cosa arriverà dopo. Oggi voglio farvi vedere un deck super spam bridge che sta funzionando alla grande per molti giocatori di Clash. Re degli scheletri, cimitero, orda di scheletri, strega, pipistrelli, bocciatore, capanna goblin e frecce per questo veramente bellissimo deck. Andiamo a provarlo subito nella Sudden Death. La strega la giochiamo subito a sinistra. Per adesso lui non sta rispondendo all'attacco. E allora bocciatore da dietro. Re degli scheletri. Andiamo a togliere con le frecce la princess. Non abbiamo ancora utilizzato l'abilità del re degli scheletri. Cimitero lo apriamo proprio adesso. Usiamola adesso. Lui usa due principi. Alcuni scheletri riescono a togliere il suo principe normale. Guardate che cosa sta succedendo. Badabam! Let's go! Mamma mia che devasto, ragazzi! Mamma mia che devasto! Avanti, non c'è tempo da perdere. Intanto ci prendiamo il gettone raro. Avanti, avanti, giù, re degli scheletri instant, come prima. Va a giocare lui il mago di fuoco. Capanna goblazza. Interessante, la torre inferno giocata lì. Non riusciamo a giocare purtroppo la nostra abilità. Attenzione al cimitero. Vediamo se ci aiutano i goblin dietro. Si apre intanto con il cimitero. Goblin dietro, lancieri. Possono andare ad attaccare anche il mago di fuoco. Riusciamo a danneggiare un pochettino la torre. Fermiamo un secondo il suo stregone in modo che il mago non riesca proprio ad andare ad attaccare. Bello questo gelo, bella questa gelo. Forza, forza, fermare, forza, fermare. Tra degli scheletri davanti. Utilizziamo l'abilità. Ci sono anche gli scheletri dall'altra parte. Andiamo. Cimitero. Purtroppo non abbiamo truppe che fanno danno ad area lì. Servirono le frecce. Cerchiamo di splittare il danno. Frecce per togliere. Cattivissimo qua. Scheletri alti. Li spostiamo. Porca miseria, questa gelo è devastante. Ci ha fregato. Utilizziamo subito l'abilità. Per fortuna riusciamo ad avere in aiuto gli scheletrini. È veramente molto impegnativa questa partita. Ancora la sua orda di sgherri. Attenzione alla gelo che però non arriva. Fantastico, arriva una fireball. Bocciatore da dietro. Scomodissimo questo bocciatore. Toglielo. Cimitero. Vai. Che scomodità, ragazzi. Niente, lui riesce a gelare tutto. Con le frecce andiamo a togliere però i suoi... la sua orda. Di nuovo un cimitero. Vai. Un gran cavaliere. Dove l'ha tirato fuori questo gran cavaliere? Attenzione perché siamo sotto. 300, 260. Let's go! Mamma mia ragazzi. Questa non era assolutamente facile. Avanti con le 10 gemme, dentro. Smoke Toasted. Subito la strega in apertura, cerchiamo di essere sempre noi i primi ad aprire. Di nuovo apertura con un mago di fuoco. Ce ne pallafocata inesorabilmente la strega. Bocciatore. Dovevo bruciarmi un attimo le frecce, ma togliere dai piedi. C'era anche il cavaliere d'oro. Andiamo a fermarlo. Veramente super scomodo il suo mago di fuoco. Ok.
non riusciamo a fermarli quelli, quindi bisogna stare molto attenti, che saranno, sarà il vero pericolo di questo deck. Vediamo se con Re degli Scheletri riusciamo a fare qualcosa. Mamma mia, che deck anche il suo. Scomodissimo. Ripartiamo con il cimitero. Cerchiamo in tutti i modi di difendere. Vai che siamo sotto, vai che siamo sotto. Cavaliere scomodissimo. Abbiamo la possibilità di utilizzare nuovamente l'abilità del... del nostro... Vediamo se la teniamo. Frecce, 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 frecce. Let's go! Let's go! Mamma mia! Mamma mia, ragazzi, che difficoltà! Ma anche questa è andata! Dai, 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 dai! Woohoo! Gettone comune! Non fermiamoci! Abbiamo un amico italiano, King Antotti, dei Napoletani Verdi. O Napoletani Veri, non ho mica letto. Pipistrelli dietro. Non si gioca mai un cimitero così, ma ci serve per togliere la Princess. Meno male che avevamo già avremmo potuto tirare delle frecce God qua. Utilizziamo l'abilità del Re degli Scheletri, purtroppo l'abilità che non arriva. Bello questo barile, l'ha tirato veramente molto bene. Andiamo con i pipistrelli comunque a fermarlo. Capanna Goblin dall'altra parte. Attenzione di nuovo alla sua Princess. Oddio, questo Rocket. È andato a rocchettarmi violentemente la mia povera capanna. Re degli Scheletri on the bridge. Via di nuovo la Princess. Dobbiamo toglierla, dobbiamo toglierla. Utilizziamo l'abilità. Forza, 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 forza. Alcuni scheletri vanno. Altri sono sulla Tesla. Dovremmo riuscire a counterare bene così con il... esatto, con il cimitero. Capanna Goblin di nuovo. Non fermiamoci. La strega intanto sta attaccando. Non posso fermarmi, non posso fermarmi adesso. Devo stare attentissimo a come lui voglia giocare il suo barrel. Lo andiamo a togliere intanto il problema. Bravissimo qui a giocarlo. Molto bravo, molto bravo, molto bravo. Attenzione. Bello veloce anche il suo deck, ragazzi. Bello veloce. Di nuovo la capanna Goblin dietro. Non è assolutamente stupido. Sa di dover giocare in modo corretto il suo Rocket. Infatti non se lo sta bruciando. Andiamo sul ponte il Re degli Scheletri. Mi servono assolutamente... mi serve assolutamente l'elisir, dovrei cercare di aprire con il cimitero. Forse adesso riesco ad aprirci. Belle queste frecce. Siamo sotto col cimitero, siamo sotto col cimitero. Di nuovo Re degli Scheletri sotto. Utilizziamo subito l'abilità. Vai, 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 vai. Cimitero ancora. Non può giocare, non può giocare il barile, non può giocare il barile. Minchia, lo gioca. Attenzione. Non ci fermiamo. Spendiamo un attimino con la capanna. Vorrei giocare un altro. Oddio, possiamo ciclare le frecce e vincere. Serve roba che costa poco. Non dovrebbe togliere i 585. Let's go! Let's go! E andiamo! Aia! Aia! Cattivissimo anche qui. Bella questa chiave dei bauli. Ne mettiamo dentro 5 in saccoccia. Vai, 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 vai. Non è finita, non è finita. Capanna Goblin instant. Viene volante per lui. Serve rapidamente una strega che ci aiuti. Questo è un altro deck bello scomodo, ragazzi. Attenzione, utilizziamo subito l'abilità del Re degli Scheletri. Io personalmente tirerei frecce qui. Vediamo se riusciamo a toglierci qualche problema. Mi sarebbe piaciuto riuscire a partire con il cimitero. Lui a utilizzare anche la... la Fireball, fantastico. È un deck molto molto scomodo, quello con gli scaricuccioli. Potrebbe darci un po' di grane. Prendiamoci un secondo. Porca miseria quanto difende questo. Vediamo cosa succede se gli metto sopra degli scheletri. Oh caspita, non mi aspettavo i maiali. Bello questa giocata, questa fa male, raga, eh. Questa fa veramente male. Dobbiamo essere abbastanza fast. Cerchiamo di preparare il cimitero. Cimitero che parte adesso. Pipistrelli centrali.
di nuovo le frecce sui suoi scaricuccioli, ma non è facile assolutamente riuscire a fare un ingresso, mamma mia. Attenzione ai maiali che potrebbero partire immediatamente sulla destra. Strega, sono pronto a mettere il bocciatore per i maiali. Arrivano le guardie. Capannozza Goblazza. Vorrei fermare la sua macchina volante. Fireball di nuovo. Chissà perché l'ha tirata a sinistra e non a destra. Entriamo con questo cimitero, entriamo con questo cimitero, entriamo con questo cimitero. Abilità del re degli scheletri. Strega sul ponte. Questo è cattivissimo! 595! Let's go! Ouch! Let's go! Ma quanto fa male, raga! Ma quanto fa male questo deck! Avanti, 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 avanti! Siamo a 5-0! Aia, e qua non lo so. Abbiamo il signor Yo-Yo-Yo del clan Corea. Questo è brutto, raga, questo è brutto. Vediamo un attimino come se la gestisce. Stiamo utilizzando... addirittura la Poison! Poison che potrebbe rivelarsi veramente scomoda. Vediamo se con le truppe che abbiamo in questo momento riusciamo a fare qualcosa di interessante. Non lo so, non voglio spingere subito perché non riesco ad entrare, come vedete. Capanna Goblin ci può aiutare in questo caso. Lui ha il mago. Quella Poison è veramente una spina nel fianco. Vediamo quanto ci aiuta qua. Io andrei con le freccioline per fare un po' di danno. Intanto riusciamo a passare lentamente con le nostre truppe. Mamma mia, bello questo deck. Questo mi countera mica da ridere, ragazzi. Attenzione. Sotto un'altra capanna Goblin, sono obbligato. Dovrei cominciare in realtà a cambiare lane perché non riuscirò ad entrare troppo qua. Non demordiamo, non demordiamo. Cerchiamo di lasciare che l'attacco vada esattamente sul nostro bocciatore. Infatti i pipistrelli riescono a togliere. Devo cercare di spostarmi. Non posso farmi fare con le poison. Bravo, bravo, questa la perdo. Beh, ci sta, questo è Clash. Fai delle cose fatte bene e poi ovviamente ti mette contro i deck counter. Ci sta, this is Clash Royale. And that's we love it. Non so bene se sia inglese, ma va bene così, andiamo. Drago elettrico di nuovo per lui, tronco, cioè barile easy per fermare senza nessun problema. Stiamo cercando disperatamente di fermare l'attacco anche del drago elettrico. Vediamo se il bocciatore davanti alla torre ci aiuta. Lui ci fa con le poison, è incredibile questa cosa. È veramente incredibile, wow. Dobbiamo spingerlo a giocare dall'altra parte, non possiamo di qua, non possiamo più farlo giocare di qua. È persa se continua a giocare di qua. Ma è persa anche se non gioca di qua, quindi penso di non riuscire a fermare questo deck. Sta arrivando un'altra domatrice di arieti. Vediamo se riusciamo in qualche modo a evitare che possa hittare violentemente la mia torre. Sembra proprio di sì, riusciamo in qualche modo a portare a 1355, 1221 la sua torre. Re degli scheletri sul ponte. Usiamo l'abilità, forza. Cimitero ancora sotto. Perdiamo qua. Porca miseria. Questo era un deck veramente difficilissimo da tenere. Ragazzi, 5 vittorie consecutive. Domani andremo avanti con il deck che vi sto facendo vedere. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Se vi piacciono i miei video di Clash, iscrivetevi al canale. Aiutatemi a crescere. Noi ci vediamo nel prossimo video di Clash. Ciao!